Sono Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari della 499P numero 51. Quando abbasso la visiera è qualcosa di strano, è come se non ricordo mai quel momento, onestamente, perché ricordo tantissimi momenti prima, quando c'è la tensione, quando si ingriglia, però una volta che abbasso la visiera non ricordo granché di quel momento. Forse perché è quasi un'immersione, no? In quello che faccio, sono solo concentrato a fare bene. Sono gare lunghe ed è anche bello, no? Perché magari a volte è un problema dopo mezz'ora e ciò non vuol dire che la gara è finita, invece devi essere comunque perseverare, continuare a lottare e tutto può cambiare nelle prossime ore. È una macchina bellissima da vedere da fuori ma anche da guidare, già una macchina rossa di suo è sempre bella. Ma la nostra 499P è bellissima da vedere, come le curve, le forme della macchina sono stupende rispetto alle altre macchine, sia molto aggressiva come linee, aggiungerei anche veloce, perché comunque abbiamo dimostrato, no, di essere subito stati veloci con la prima pole position alla prima gara, quindi anche veloce è un aggettivo che si può abbinare a questa macchina. Il mio eroe è stato sicuramente Michael Schumacher. Sono cresciuto, con il sogno di un giorno diventare pilota Formula 1, pilota Ferrari, mi immaginavo già da piccolino, perché tutte le foto che guardo di quando ero piccolino sono sempre vestito in rosso, con un cavallino. È stato lui, il mio punto di riferimento e perché appunto ho iniziato e ho continuato questa carriera. La mia passione per le corse è difficile ricordarmelo perché ero molto piccolo, ho avuto il mio primo go-kart che avevo 2 anni e mezzo, quindi molto piccolo. Mio papà mi ha detto che appena scesi la prima volta a vedere il go-kart, appena lo misi in moto scappai dalla paura. Ho iniziato con questo go-kart nel piazzale di casa mia, davanti a casa mia, e da lì è nata questa passione per il go-kart, con ogni weekend, allenamento in ogni circuito, prima di arrivare a 7 anni appunto che si poteva iniziare a fare gare agonistiche. La mia prima vittoria è sicuramente quella che non scorderò mai, anche se ero piccolino me la ricordo come se fosse ieri, è stata a Capurso vicino Bari ed era una vittoria voluta perché ero stato molto sfortunato, un po' le partenze, un po' l'inesperienza, ed è arrivata la quarta gara del campionato. E ricordo appunto di aver vinto questa gara, ero super contento perché era voluta da me, da mio papà, dalla mia famiglia che mi ha sempre seguito. Ho dormito per 2 o 3 notti con la coppa vicino, quindi è stata una vittoria voluta e uno dei giorni più belli della mia vita. La persona che ha creduto maggiormente in me è stato sicuramente mio papà, ha dato tutto se stesso, mi ha messo sempre me prima del lavoro e quindi è stato qualcosa che solo un padre credo possa fare per un figlio. Ed è stato appunto colui che ha creduto in me fin dall'inizio. Il cavallino rampante per me è stato sempre il mio sogno. Nel 2017, ormai sono parecchi anni, quando ho firmato il mio primo contratto da pilota Ferrari, è stato proprio lì, no, la realizzazione del mio sogno, perché ricordo ancora seduto lì con il contratto, con quel cavallino davanti. Sembrava un momento, no, quasi non reale, perché abbiamo lavorato e abbiamo fatto sacrifici con la mia famiglia per arrivare a quel momento lì, diventare pilota professionista con Ferrari, e quindi è stato sicuramente, sono super orgoglioso di rappresentare un nome così importante come Ferrari, un pilota italiano in un brand, in un team italiano come Ferrari, è solo motivo di orgoglio, e insieme credo che vogliamo avere gli stessi risultati, no? Tornare a vincere una 24 ore Le Mans, un campionato WEC, ed è quello che appunto abbiamo lavorato dal giorno 1 fino ad adesso e continueremo a fare in futuro. La notte di Le Mans alla fine è un'esperienza che ho già fatto nel 2018, sempre con Ferrari, però con una categoria diversa, col GT, ed è stata una delle notti più lunghe della mia vita, perché in quel momento non ero magari esperto di gare di durata. Lì ho veramente fatto 24 ore sveglio perché non avevo paura di non svegliarmi, e quindi non andavo a letto, o almeno mi mettevo a letto ma non riuscivo a dormire. In più volevo seguire quello che i miei compagni di squadra in quel momento facevano, quindi una giornata lunghissima, però è stata bellissima. Adesso sicuramente ho più esperienza e so più come gestire quindi i momenti quelli un po' più morti, di riposarmi, recuperare le energie, anche perché poi è anche performance, no? Quindi quando risali in macchina sei più concentrato. Devo quindi dire che tutta quell'esperienza è tornata utile nella gara di quest'anno, dove ho potuto sfruttare quanto vissuto in quell'occasione ed applicandola ai massimi livelli, come infatti la vittoria 2023 ha dimostrato.
Siamo una squadra giovane, una squadra che appunto è nata a luglio dell'anno scorso, con piloti appunto giovani in questo progetto, perché comunque è un progetto totalmente nuovo, ma sono super orgoglioso, di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Gli errori fa parte del processo e bisogna farli. Quelli che abbiamo fatto non li abbiamo ripetuti nelle gare successive, quindi è quello che dobbiamo continuare a fare. Ah, il giro veloce, il giro perfetto, no? Ancora immagino il film di Le Mans, appunto, no? Che a un certo punto il protagonista dice che c'è il giro perfetto, che nessuno sa il giro perfetto cos'è. Ha ragione, no? Perché il giro perfetto non esiste. Ogni volta che fai un giro, il giro veloce, il giro perfetto, quando poi ritorni su quello che hai fatto, ah, ma lì potevo ancora togliere un decimo, lì potevo frenare un po' più tardi, quindi il giro perfetto non esiste, però quando fai un giro importante o bello è un'emozione, che è un'adrenalina che senti dentro appena finisce il giro. Il momento di quando raggiungi un obiettivo è appunto Spa, è stato uno di quelli, perché erano 7 anni che non mi trovavo in una situazione da poter fare una pole. E quindi quando ho raggiunto, diciamo, l'obiettivo della pole, mi sono sentito realizzato. E anche il podio, no? Il podio è stato voluto, perché erano anche 7 anni che non facevo un podio. E quando appunto James ha passato lì nel traguardo, mi sentivo io anch'io lì in macchina, no? Quindi è stata un'emozione bellissima ritrovarmi su un podio a Spa, poi, che è una pista molto affascinante, molto particolare. E realizzare un obiettivo, un target, è quello che ti continua a far lavorare, no? Sempre più duramente, perché vuoi sempre di più. Per me i tifosi sono fondamentali, credo che siamo quello che siamo noi piloti, a volte chiamati eroi o comunque piloti di diverse categorie, grazie a loro, perché senza il loro supporto, senza il loro apprezzamento, senza il loro rispetto, sì, saremmo persone normali che facciamo un lavoro normale, invece loro sono quelli che appunto ci danno quel supporto in più e ci fanno sentire più eroi, ecco, come ci chiamano a volte loro. E quindi quando finisco una gara che c'è un risultato positivo, che sei sul podio, ok, il primo pensiero dopo la famiglia e tutto va sicuramente a loro. La passione per questo sport è stata sempre il punto principale per me e ho perseverato, no? In questo mondo è un mondo difficile alla fine, con tanta politica, tanto appunto tanti soldi da spendere, quindi qualsiasi ragazzo poteva mollare, invece io ho sempre, diciamo, perseverato. Appunto l'aneddoto è un viaggio che ho fatto col mio papà per andare a provare a Parma per preparare una macchina, quindi dalla Puglia a Parma, che erano 800 km, l'ho dovuto effettuare appunto dietro con il kart, dietro in macchina, e io seduto nel go-kart perché c'era mio papà, il team manager del team, e non c'era più posto, e quindi ho fatto 800 ad andare, 800 a tornare, seduto su un go-kart per andare a provare in questa pista nuova. E quindi lì puoi immaginare solo un minimo di quello che abbiamo fatto o fatto nella mia carriera per essere quello che sono adesso. Riguardando quel bambino che ha iniziato, rifarei tutte le stesse cose che ho fatto da bambino, perché ricordo appunto, sì, magari ho mancato qualche gita scolastica, il sabato sera non uscivo mai con i miei amici perché la domenica mattina volevo andare in pista, però lo rifarei tutto, perché alla fine è quello che volevo fare da bambino, è quello che volevo raggiungere da bambino, e tutto quello che ho fatto, diciamo, da ragazzino è servito a realizzare quello che sono adesso.